Georges Delerue è uno degli esponenti della musica francese, uno degli esponenti di punta della musica francese della generazione di Maurice Jarre, di Michel Legrand. È stato un musicista di straordinario talento che ha avuto la fortuna e il privilegio di lavorare a cavallo tra la Francia e Hollywood, esattamente condividendo un po' lo stesso tragitto artistico e produttivo di Jarre, di Maurice Jarre, che si lega al nome di David Lean e da lì in qualche modo rompe i confini francesi entro i quali aveva lavorato fino a quel momento. Delerue è un nome legato per molti cinéphile alla Nouvelle Vague, ovviamente, ma non si è limitato a quello, sin dall'inizio della sua carriera ha lavorato con registi di tutte le generazioni e in film di tutte le tipologie, senza che il suo campo d'azione fosse limitato appunto al modello Nouvelle Vague, che ovviamente non è un modo riduttivo per classificarlo, ma anzi sappiamo benissimo chi conosce l'opera di Delerue per Truffaut o per Godard sa benissimo che gamma espressiva Delerue potesse sfoderare quando era necessario. Che altro? Brevi note biografiche, muore nel 92, nasce nel 25, nel 60, il 60 è il suo grande anno, è l'anno della svolta, anno nel quale scriverà anche la partitura per Asfalto che scotta, e di lì in poi il suo è un tragitto tutto in salita, in ascesa, verso l'Oscar che conquisterà poi attraverso Hollywood, attraverso il film Una piccola storia d'amore di George Roy Hill. Sauté nasce come critico musicale appassionato di jazz, quindi avremmo potuto aspettarci in questo film il ricorso a quantomeno degli aromi jazz. Al contrario, non ce n'è, non ce n'è. È molto tradizionale la colonna sonora. L'unica possibilità che mi concedo, l'unico dubbio che mi concedo, è che Sauté, misurandosi per la prima volta con il Polar e Delerue essendo in qualche modo alle prime armi con il cinema soggetto, perché lui ha una lunga storia di musicista per documentari e per cortometraggi, ma nel 60 praticamente esordisce nel cinema soggetto, si siano tenuti entro binari consolidati, entro binari tradizionali e sicuri. Non si sentivano forse ancora in grado di trasgredire, cosa che appunto poi faranno nel corso della carriera, forse più Sauté che Delerue, che rimane sempre un musicista legato alla tradizione, difficilmente un iconoclasta o un innovatore, non va mai per vie estreme, voglio dire. Leggevo anche interviste di Sauté che accenna a questo Asfalto che scotta, ma dicendone che fu un film che venne equivocato o che comunque creò un equivoco sul suo indirizzo produttivo, no? Lui venne scambiato per un regista di genere inizialmente, virò di 90 gradi proseguendo nella sua carriera. Diciamo che è un film anomalo in questo senso, sia per Sauté che per lo stesso Delerue, che mi sembra non prediligesse i polar e comunque le atmosfere cupe, le atmosfere dense e tragiche, no? Di un certo tipo di cinema nero, polar appunto. Scriverà musica per esempio per Cournot, per Police Python 357, per altri polar, ma sempre con una vena che è quella proprio di Delerue, fortemente malinconica. La sua musica è permeata di malinconia, spesso gli è stato non imputato, ma in qualche modo attribuito questo alone cupo, triste, ma fortemente malinconico, dolce, lirico, no? E mi pare che in questo Asfalto che scotta venga abbastanza bene a galla, anche se il film riceve musica in dosi omeopatiche. Per così dire, chi ha visto il film, chi ha già avuto modo di vedere il film nel DVD, sa che gli interventi musicali sono ridotti al minimo, c'è cioè questo tema iniziale scandito secondo un modello ritmico zoppicante, quasi un orologio imperfetto, no? Che non può che portarci verso un destino altrettanto imperfetto,
E infatti il film, vabbè, non riveliamo nulla a chi non lo avesse ancora visto, ma il film certamente non ha un finale lieto e ottimista. E altri interventi sono giocati sempre su strappi dell'orchestra, diciamo secondo dei cliché che sono consolidati nel cinema di genere. Non mi sembra che in questa colonna sonora, in questa partitura delle Rue sfoggi mezzi o invenzioni particolarmente brillanti, se non questo bel tema iniziale che incornicia un tema più malinconico, più triste, più lirico. E mi sembra che un po' la cifra del suo lavoro per questo film, ripeto, con dosaggi minimi di musica, sia esattamente questo, cioè una sorta di binario ritmico molto accentuato e poi degli incisi, degli strappi d'orchestra, diciamo un po' trucchi del mestiere. Non mi sembra che sia la cosa migliore di quel periodo. Sauté, svolta rispetto agli inizi della sua carriera, con Les choses de la vie, mi pare, è il film che segna i 90 gradi di deviazione rispetto ai Polar, ai due Polar d'inizio carriera. E lì avvia la sua collaborazione con Philippe Sardes, che è un musicista assolutamente diverso, ma anche lui mi sembra un musicista molto, virgolette, francese, cioè uno che sa usare anche gli strumenti della tradizione francese o certi climi, certe atmosfere. Si è detto sempre che Sauté è il regista della borghesia, è il regista dei gruppi, degli agglomerati di amici, di conoscenti all'interno dei bar, le riunioni in campagna, no? La storia e il racconto delle vite parallele di Vincent François Paul et les autres, per dirne una. Con la svolta inizia questa collaborazione con Philippe Sardes, che poi resterà il musicista d'elezione per Sauté. Sauté non cambia più, rimane legato a Philippe Sardes fino alla fine, anche laddove userà musica del grande repertorio, Ravel o Debussy, o comunque Il cuore d'inverno. Sardes sarà sempre presente come consulente musicale. Le ragioni per le quali opta a favore di Sardes, in realtà, ci sono e non ci sono, credo semplicemente che sia un sodalizio che è cresciuto nel tempo. Lo stesso Delerue, parlando di sé, della propria carriera, dice: io preferisco collaborare con persone con le quali mi sono trovato bene, anche in piccoli film, piuttosto che iniziare nuove collaborazioni. È probabile che questo stesso meccanismo di empatia, no? Di sintonia sia scattato tra Sauté e Philippe Sardes, ma senza che questo abbia significato una messa in discussione di Delerue. Semplicemente sono passati degli anni, è possibile che Delerue non fosse nemmeno disponibile o fosse impegnato in altro, la scelta è caduta su Philippe Sardes, la prima collaborazione delle Choses de la Vie è andata bene e di lì poi è nata una collaborazione. Certamente Delerue forse avrebbe portato un'atmosfera, un clima differente al cinema di Sauté. Ora, se come già abbiamo detto, ricordiamo che Sauté viene dalla critica musicale, e addirittura scrive un bellissimo saggio per Positif dove parla della sceneggiatura come struttura musicale. Ecco, questo già ci dice quanto Sauté fosse sensibile all'elemento musicale, appunto, all'interno del suo cinema. E quindi io credo che la scelta di Sardes non sia stata una scelta casuale, ma frutto innanzitutto di una circostanza fortunata, Les choses de la vie, e poi di una collaborazione che è andata affinandosi e rafforzandosi nel corso dei film e nel corso del tempo. Quindi io credo che Delerue non sia stato rifiutato, semplicemente le circostanze hanno voluto che Sardes fosse preferito una prima volta e di lì poi sia diventato il musicista di elezione di Sauté. Rispetto a Tirate sul pianista, c'è un abisso, letteralmente. Innanzitutto Delerue parla del film di Truffaut come del lavoro più impegnativo dell'intera sua carriera, perché racconta che Aznavour strimpellasse, diteggiasse sul piano senza avere un'idea precisa di che cosa stesse facendo.
E il suono non era assoluta, non esisteva nemmeno un suono traccia al quale riferirsi. Quindi lui si è trovato dinanzi a sé in moviola un signore che muoveva le dita sulla tastiera, alzava la spalla, si atteggiava a musicista, Aznavour era musicista, ma senza in realtà aver mai suonato nulla, e quindi è costretto a cucire una partitura sulle espressioni, sulla diteggiatura del momento, sulle alzate di spalle, sugli atteggiamenti, diremmo quasi prossemici di Aznavour, e cioè deve mettere in musica i movimenti del suo attore, perché il suo attore è un pianista e quindi ovviamente a ogni movimento deve corrispondere un suono adeguato, non può certamente sbagliare, no? Andare nella parte alta della tastiera quando lui è nella parte bassa e viceversa. L'opera, il lavoro è molto impegnativo, ma è anche estremamente strutturato. Cioè, Delerue cerca di dare una struttura, un'organizzazione a ciò che scrive, evidentemente, anche se il fotografico sul quale lavora non ce l'ha. E quindi è come un percorso a ostacoli, no? Tutta una serie di handicap che lui deve cercare di coprire e di eclissare errori, sbagli, posture inesatte e via dicendo, ma il risultato è assolutamente godibile, piacevole, bello a tutti gli effetti, al contrario di Asfalto che scotta, che non voglio dire sia brutto, perché non lo è, ma certamente passa del tutto inosservato, e cioè non riconosciamo ancora un talento in crescita o in nascita. È un musicista, in quel momento Delerue, a giudicare da questo Asfalto che scotta, è un musicista come tanti altri, al contrario nel lavoro di Truffaut mi sembra che già ci sia un po' tutto quello che sarà il suo lavoro, gli 11 film che farà per Truffaut in due fasi principali della sua produzione. Quindi eleggerei Tirer sul pianiste come la stella più lucente di quel periodo. Delerue è il musicista che scrive il commento musicale per Il disprezzo del mépris di Godard, ma gli italiani in realtà ne conoscono una versione alterata, ovvero la famosa versione che circolò, il film rimontato che venne poi ricusato dallo stesso Godard, con la musica di Piero Piccioni che mise mano, cambiando totalmente modello musicale, registro e via dicendo. Quindi è curioso che un film famosissimo di Godard, come Il disprezzo, e un commento musicale altrettanto famoso di Delerue, da noi in Italia forse soltanto adesso si comincia un pochino a conoscere. In realtà fu uno dei lavori che lo lanciò nell'universo cinematografico. Da tenere presente che i vari esponenti della Nouvelle Vague, e parlo soprattutto di Truffaut e di Godard, preferivano lavorare con gente della loro generazione, non volevano lavorare con musicisti delle generazioni precedenti. In qualche modo il cinéma de papà veniva respinto in blocco anche in termini musicali, e quindi Delerue si trova a condividere questo destino dei registi Nouvelle Vague, però lavora anche con registi delle vecchie generazioni, quindi tiene i piedi su staffe differenti, no? Rappresenta il ricambio generazionale, appunto, insieme a Michel Legrand e a Maurice Jarre soprattutto. Poi ci sono anche Duhamel, Pierre Janssen, altri musicisti che si legano alla Nouvelle Vague, ma forse non arrivano alla notorietà che hanno poi i primi tre che ho nominato. Nel proseguire la sua carriera francese, gradualmente Delerue si rende conto che i mezzi, come spesso succede nel cinema europeo, i mezzi concessi alla scrittura musicale sono modesti, troppo modesti, e quindi la sua scelta è quella di cominciare ad attraversare l'oceano e a lavorare a Hollywood senza essere un musicista residente, ma prestando il suo lavoro a registi di notevole importanza, tra cui Zinnemann, Mike Nichols, Oliver Stone. Diciamo che il suo Ulugh Rosbard, per esempio, la soluzione True Confessions, oppure Agnes of God, Agnese di Dio, cioè sono film nei quali Delerue mette in mostra una certa sua vena mistica, cori
angelici che a volte sono addirittura fastidiosi, stucchevoli. In certi momenti Delerue sembra quasi cedere a una logica hollywoodiana che non sempre è vincente. È al di là del gusto europeo e risulta un pochino pesante, un pochino sciropposa, un pochino zuccherosa. Però è anche vero che per Zinnemann scrive Il giorno dello sciacallo, che è una partitura tesa, asciutta, pochissima musica, anche qui siamo a dosaggi musicali minimi, oppure scrive per questo Elite Romance, una piccola storia d'amore, una musica certamente romantica, ovvio, se no non si sarebbe chiamata così. Ma piacevolissima, piacevolissima. E però Oliver Stone farà Platoon, dove fa un lavoro più che altro di mimetismo musicale rispetto all'Adagio per archi di Barber, che è la colonna portante, no, del film, e poi Salvador, dove ha modo di mettersi in luce in maniera più visibile, anzi, avvertibile, più sensibile, visto che la musica la sentiamo e non la vediamo. Certamente le collaborazioni, anche Frankenheimer mi viene in mente, Cavalieri Selvaggi, le sue collaborazioni a Hollywood si moltiplicano, farà una quarantina di film di medio o grande successo, come per esempio i film di Oliver Stone. Quindi diventa un compositore apprezzatissimo e molto ricercato. Leggevo che gli sfugge per un pelo la partitura, poi affidata a Elmer Bernstein per 5 giorni un'estate di Zinnemann, ultimo film di Zinnemann, straordinario lavoro su una storia impossibile tra un uomo anziano e una giovane donna nelle montagne austriache degli anni 20. Non viene chiamato per un malinteso da Zinnemann, che invece si era affidato a lui per molti altri film. La partitura finirà nelle mani di Bernstein, che comunque fa uno straordinario lavoro, un lavoro bellissimo, usando Léon de Martenot. Ecco, in qualche modo rientriamo in Francia dalla finestra dopo che ne eravamo usciti dalla porta. Scrive per commedie. E in una intervista che lui concede, gli sono stati dedicati due speciali, uno da Comolli, proprio dedicato a lui, alla sua figura, e precedentemente, è curioso, ma Don't Shoot the Composer di Ken Russell. Ken Russell, per il quale lui lavora per Women in Love, cioè Donne in Amore, una delle cose più belle che lui ha scritto. Ecco, in una di questi due documentari, lui dice che gli è stata spesso imputata imputata, ripeto, è un termine non negativo, gli è stata attribuita questa vena crepuscolare, lirica, malinconica. Dice: ma io non sono così, è qualcosa che io non mi riconosco, o se c'è, io non ne sono a conoscenza perché io sono tendenzialmente un ottimista, sono una persona allegra e mi trovo meglio nella commedia. Quindi è curioso come lui, che ha espresso forse le cose più conosciute, no? In termini drammatici, in termini lirici, crepuscolari, no? Con una vena di tristezza, invece si trovasse a suo agio proprio in quelle commedie che forse non sono poi così famose. Cioè, si sa che la commedia a volte è un genere che non mette in risalto l'apporto musicale. Esagerando, potremmo dire che è un gradino sopra il film pornografico, nel quale la musica 9 su 10 non è che venga molto ascoltata, diciamo che non apporta grossi passi avanti ai fini dell'eccitazione. Ecco. Allora, diciamo che in termini di umorismo la musica molto raramente riesce ad aggiungere qualcosa, anche se proprio Ken Russell dice. Una specie di atto di fede nelle qualità di Delerue, dice: se la giornata è cupa, Delerue scrivendo musica può farla sembrare una giornata di sole. Dice: questa cosa è concessa soltanto a Dio e a Delerue, parole di Ken Russell, quindi possiamo anche fidarci. Prendo al volo l'occasione dicendo appunto che Donna in Amore è un bellissimo risultato. Lo stesso Delerue lo considerava una delle sue cose più belle, insieme a L'importance d'aimer, l'importante è amare di Zulawski,
film minore, ma per il quale Delerue sostiene di aver fatto una delle cose più belle della sua carriera. Donne in amore, invece, ha un altro retroscena curioso, singolare, perché Delerue scrive un preludio e una fuga. La fuga è prevista come commento per la famosa scena di lotta tra i due uomini nudi, per chi ha visto il film la scena è indimenticabile, ma c'è una scena di lotta tra due uomini, Oliver Reed e Alan Bates, combattono nudi, uno scontro virile che si contamina di un alone omosessuale, evidentemente, e la musica che era stata scelta, una fuga, viene scartata da Ken Russell a favore della musica che Delerue aveva scritto per i titoli di testa. E quindi è uno di quei casi nei quali il musicista scrive sul fotografico, ma poi il regista di testa sua sceglie una musica che col fotografico non ha nulla a che vedere, la forza sopra l'immagine funziona misteriosamente. Ma eredi spirituali non ne vedo, nel senso che Delerue è assolutamente radicato nella tradizione. I musicisti della generazione successiva, penso appunto ai Coulez, agli Jared, che è già una via di mezzo, insomma, non è una mezza generazione successiva. Quelli che mi vengono in mente non sono o i Serrat, men che mai, Petit, forse Petit, ecco, Petit è assolutamente sistemato nell'alveo della tradizione, non mi pare che porti con sé mai un discorso di trasgressione, è un classicista, anche se forse quello che manca a Petit è la personalità forte di Delerue, cioè Petit è più trasparente come musicista, Delerue riusciva sempre a imporre in qualche modo un suo stile giocato molto sul pianoforte, sugli archi, pochissimo sugli strumenti a fiato o molto meno comunque sugli strumenti a fiato e tra l'altro ricordiamo che Delerue era uno che si orchestrava da sé tutto, cioè era uno che diceva: io non riesco a capire come un musicista di cinema possa affidare a terzi l'arrangiamento, l'orchestrazione.